Benvenuto a tutti e a tutti, grazie per il collegamento a questo webinar, Declinazione al femminile dell'educazione scientifica e tecnica e della sua disseminazione, che speriamo che sia di interesse. Abbiamo pensato di trattare il tema della didattica e della divulgazione scientifica perché ci vogliamo collegare all'obiettivo 4 dell'Agenda ONU 2030. Istruzione di qualità equa ed inclusiva. L'educazione tecnico-scientifica, le discipline STEM vanno infatti portate nel mondo dell'università, delle scuole, con metodi didattici innovativi per rendere le scienze e le tecnologie più attraenti a tutte e a tutti e soprattutto invogliare le ragazze ad intraprendere percorsi in ambito scientifico. Che siano esse nel mondo della ricerca, nella didattica o ancora nella disseminazione. Io sono Mariangela Ravaioli, una biogeochimica marina, associata dirigente di ricerca dell'Istituto ISMAR del CNR e socia dell'Associazione Donne Scienza che propone questo evento nell'ambito della Notte della Ricerca, collegato poi ad altri due eventi. La settimana del Buon Vivere di Forlì e il Festival della Scienza e della Tecnica di Città Metropolitana di Bologna. Buongiorno, saluto anch'io tutte e tutti. Sono Mirangela Antonio, sono una chimica e mi sono sempre occupata, anche divertendomi molto, di chimica delle radiazioni fin dalla tenera età della tesi di laurea. Sono anch'io socia dell'Associazione Donne Scienza e associata di ricerca dell'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del CNR. Le colleghe che ora si presenteranno provengono quindi dal mondo della scuola, dell'università, del CNR e della comunicazione. Cominciamo a dare la parola a Paola Govoni. Buongiorno, grazie, grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. Io lavoro all'Università di Bologna, attualmente al Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, precedentemente ho lavorato a lungo al Dipartimento di Educazione e sono una storica sociologa. Diciamo che mi occupo di studi integrati, cerco di raccontare alle mie studentesse e ai miei studenti quali sono stati i vantaggi negli ultimi 30, 40, 50 anni di lavorare mettendo in sinergia tra loro le scienze naturali e le scienze sociali. Diamo la parola ora a Cristina Mangia. Grazie Mila, grazie Mariangela. Io sono una fisica ambientale, lavoro, faccio ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Mi occupo di dinamica degli inquinanti atmosferici, ovvero di tutte quelle forme un po' strane che assumono i pennacchi emessi dalle ciminiere, forme dovute ai vortici turbolenti. Descrivere matematicamente questi vortici rappresenta ancora una sfida aperta della fisica classica. Nel tempo l'interesse si è un po' ampliato allo studio dell'inquinamento atmosferico e il suo impatto sulla salute, e questo ha comportato attraversare confini disciplinari, ha comportato confrontarmi con temi come le disuguaglianze sociali e quelle di genere. Da sempre ho avuto un ruolo molto attivo nell'Associazione Donne Scienza e recentemente anche all'interno dell'Associazione di Epidemiologia, l'Associazione Italiana di Epidemiologia, dove abbiamo messo su un gruppo di epidemiologia di genere. Grazie. Ascoltiamo Patrizia Colella. Salve, salve a tutte e a tutti, grazie per questo invito. Sono Patrizia Colella, sono una dirigente scolastica e attualmente in una scuola tecnica. Sono una fisica di formazione, ho insegnato per tanti anni matematica e fisica nell'istruzione liceale e solo dal 2014 sono dirigente scolastica. Il mio percorso su questi temi è un percorso che è iniziato già negli anni 90. Già dal 96 ho condotto studi e ricerche sul difficile rapporto fra donne e scienza e dal 2004, anche per conto dell'Associazione Donne Scienza di cui sono socia, mi sono dedicata e mi dedico ancora anche con passione alla divulgazione delle elaborazioni di genere sulla didattica della scienza di matrice costruttivista prevalentemente.
in seminari, convegni e mi dedico alla formazione del personale docente sulle questioni di genere nella didattica delle STEM e anche a interventi di orientamento STEM per studentesse e studenti di scuola superiore. Bene, diamo ora la parola a Margherita Venturi. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie di questo invito che mi ha fatto un grandissimo piacere. Io sono una chimica dell'Università di Bologna, ormai in pensione data la mia tenera età. Però lavoro ancora, devo dire, e soprattutto insegno ancora, grazie alla posizione di professore dell'Alma Mater che mi ha concesso il mio Ateneo. Attualmente insegno nell'ambito della laurea magistrale in didattica e comunicazione delle scienze della natura, una laurea magistrale appena nata l'anno scorso e per la cui attivazione io mi sono attivata tantissimo. Da sempre mi sono interessata di ricerca in ambito chimico, iniziando dalla chimica delle radiazioni e poi arrivando alla chimica supramolecolare, alla fotochimica supramolecolare. Ma da sempre anche mi sono interessata di comunicazione e divulgazione della chimica per cambiare l'immagine di questa disciplina così poco apprezzata. Possiamo dare la parola adesso a Olivia Levrini che si presenta. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, anche io ringrazio molto per questo invito. Io sono una fisica, lavoro al Dipartimento di Fisica e Astronomia Augusto Righi qui dell'Università di Bologna e mi occupo di ricerca in didattica della fisica, il mio settore di ricerca, quello di appunto pensare a progettare dei percorsi di insegnamento e di apprendimento nella fisica. E nella mia storia, prima mi sono occupata di costruire dei materiali didattici su temi di fisica come la relatività, la meccanica quantistica, la termodinamica, per dell'insegnamento curricolare per l'inclusione, magari su questo poi ci torneremo. Ultimamente mi sto occupando molto all'interno di progetti europei di temi come l'interdisciplinarità nell'ambito STEM e soprattutto come usare la scienza e l'insegnamento della scienza per educare al futuro, alla complessità e all'incertezza in questa società in grande cambiamento, in grande accelerazione. Bene, ora la parola a Carmela Palazzolo che partecipa attivamente anche alla realizzazione di questo video, ma è qui anche con le sue competenze. Buongiorno a tutti, grazie mille, grazie Mariangela per questo invito. Sono responsabile marketing e comunicazione di Lepida. Lepida è una società in-house della regione Emilia-Romagna, conta oltre 400 enti pubblici soci. Regione Emilia-Romagna è evidentemente il socio di maggioranza. Noi operiamo nel settore del digitale e fondamentalmente interconnettiamo in banda ultralarga gli enti dell'Emilia-Romagna, parlo di municipi, di scuole, e abbiamo realizzato nel corso del tempo ben 4 data center sul territorio regionale. Ci occupiamo anche di servizi digitali a favore degli enti e dei cittadini, come il fascicolo sanitario elettronico e SPID. E tra le varie attività seguiamo anche l'Epida TV, di cui vi parlerò meglio dopo. Grazie. Bene, grazie a tutti di questo bellissimo percorso di presentazione. Ora ci rivolgiamo direttamente a Paola Govoni chiedendo quali sono state le innovazioni della didattica indotte dallo studio della storia e della sociologia della scienza e della tecnica in chiave di genere. Grazie Mariangela, ringrazio ora per questo invito. Due parole sul mio approccio. Io appunto lavoro in questo settore, la storia della scienza, la storia degli studi su scienza, tecnologia e società, diciamo che dagli anni 30-40 del Novecento ci si è iniziati a chiedere non solo come scienza, tecnologia e medicina hanno un impatto nelle nostre società, ma come le culture condivise, valori condivisi, inclusi valori di genere, possano eventualmente interferire nel lavoro scientifico. Interazione tra scienza e società vuole dire appunto cercare di capire, nel caso delle donne e
delle questioni di genere, come tutti i nostri pregiudizi, come tutti i nostri così, luoghi comuni su questioni di genere possano interagire nella raccolta dei dati, nell'interpretazione dei dati e così via. Quindi ritengo che se c'è stato un apporto del mio settore alla didattica è l'approccio transdisciplinare, cioè sia nei miei corsi triennali e magistrali su questioni di genere e studi sociali della scienza, sia in quelli su questioni tecnologiche, natura, cultura e tecnologie, l'approccio transdisciplinare mi sembra che possa funzionare. Cosa significa? Significa che i dati di contesto della sociologia ci dicono moltissime cose molto interessanti, soprattutto se comparati, comparando paesi diversi, culture diverse, soprattutto però se posti in prospettiva storica. La prospettiva storica è quella che ci aiuta a capire che, ahimè, la storia non è progressiva, tantomeno è la storia delle donne nella scienza progressiva. Ci sono tanti casi che è possibile citare. Quello della storia delle donne all'Università di Bologna è uno dei più noti. Noi abbiamo avuto una donna docente retribuita già a metà del Settecento, Laura Bassi, ne abbiamo avute in seguito altre due, tre, dopodiché più nulla per un secolo, e attualmente, nonostante questi inizi, oggi la situazione delle donne, non solo in ambito scientifico ma in generale nelle humanities e in ambito delle scienze sociali, è più o meno simile a quella delle donne in altre università. Quindi non c'è stato un percorso privilegiato, e questo è molto utile come argomento, secondo me, almeno mi pare, da trattare con gli studenti, perché invece tendiamo, forse per ragioni evolutive molto banali, a pensare che tutto andrà per il meglio. Le cose non stanno esattamente così, quindi intrecciare i dati della sociologia con quelli della storia mi sembra che funzioni abbastanza. Quindi questa interazione tra scienze naturali e scienze sociali in prospettiva storica è utile, naturalmente è utile essere integrata con le storie delle donne, biografie non solo di grandi, di donne che sono riuscite, che hanno ottenuto magari successi straordinari come la Bassi prima citata, o le donne che sono riuscite a conseguire un Nobel o altre, ma anche di quelle che invece non sono riuscite, perché come dire, intrecciare i percorsi di successo con quelli invece che ci aiutano a capire la marginalità delle donne, da che cosa dipende, anche questo funziona. E insieme alle biografie storiche, secondo me, funzionano anche le biografie, quelle attuali, modelli di ruolo di donne che oggi lavorano in ambito scientifico, ma non solo in ambito scientifico, tecnologico e medico, in qualsiasi ambito professionale. Mostrare a studenti e studentesse esempi positivi ma non necessariamente eccezionali, probabilmente li aiuta di più che raccontare di donne Nobel o di donne speciali. Naturalmente la psicologia sociale è un altro approccio che aiuta moltissimo a capire questi fenomeni. Per esempio, a proposito di donne speciali, si parla di Curie complex, cioè presentare modelli troppo positivi, parlare di donne in scienza solamente quando così a fine anno vengono così consegnati i premi Nobel, fa sentire le ragazze spesso vittime di questi modelli troppo vincenti, troppo schiaccianti. Il World Economic Forum da molti anni ormai stila una classifica, il Global Gender Gap Index, che naturalmente, come tutte le classifiche, rankings e tutte queste così quantificazioni, ha dei problemi, ma in ogni caso ci aiuta a capire che in questo paese c'è un grosso problema. L'ultimo dato ci dà al 63esimo posto nel mondo. Incrociando questi dati di contesto con le performance delle ragazze in matematica, per esempio, che è uno dei problemi che abbiamo, sono molti anni, ormai una ventina di anni, che ci sono molte ricerche che dimostrano che questi rendimenti in matematica delle ragazze sono relazionati ai contesti. Quindi certamente l'educazione è importante, ma fino a un certo punto è un processo naturalmente molto più ampio, molto più importante, e che coinvolge tutta la società. Per cui ritengo che sicuramente si debba lavorare moltissimo con le ragazze, con le bambine, con le donne, ma soprattutto forse a questo punto con i bambini, con i ragazzi, con gli uomini, coinvolgendo i maschi in modi che i miei colleghi e colleghe pedagogisti, meglio di me,
sapranno indicarci, ragionando su questi problemi che riguardano tutti quanti. Grazie mille per questo intervento molto interessante. E io invece vorrei chiedere a Olivia Levrini quali proposte di innovazione didattica emergono dalle sue ricerche in didattica della fisica, dato che è l'ambito in cui lavora. Che è l'ambito in cui lavoro. Allora, forse, ecco, direi che ci sono tre parole chiave che caratterizzano, diciamo, le parole chiave attorno a cui vertono le proposte di innovazione didattica che emergono dalle mie ricerche. Queste parole sono appunto inclusione, che è il tema forse di oggi più importante, e le altre parole sono futuro e complessità. Sono delle parole intorno alle quali stiamo lavorando da diversi anni, da decenni ormai direi, con l'obiettivo appunto, come dicevo anche prima, di trasformare lo studio della fisica a scuola in un laboratorio per educare alla gestione razionale, ma anche alla gestione emotiva dell'incertezza in questa società. Entro un po' nel merito in queste parole. L'inclusione è un problema molto grosso, che a scuola la fisica, la matematica, le scienze naturali siano ancora presentate come delle specie di club esclusivi. C'è ancora un'implicita assunzione che queste materie debbano servire anche per stabilire dei livelli di intelligenza, e per questo le valutazioni, come diceva Paola, sono fonti di grande frustrazione soprattutto per le ragazze. Ecco, in realtà noi siamo partiti da questo punto per mostrare un'altra faccia della fisica e della matematica, cioè far vedere che anche in queste discipline, che sono discipline dure, senz'altro hanno una struttura di vincoli molto forti, però c'è spazio per tanti interessi, per tanti linguaggi, anche per tante estetiche. Comunque anche c'è spazio per elaborare una propria visione, una propria visione di sé, una propria visione della relazione con gli altri, una propria visione del mondo, una propria visione del rapporto, conoscenza, società, conoscenza, natura, uomo, natura. Quindi nello specifico che cosa abbiamo fatto? Che tipo di innovazione abbiamo introdotto? Abbiamo costruito dei materiali didattici su dei temi, anche dei temi curricolari, che avevano delle caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle dei libri di testo. Intanto far vedere che anche nella fisica, nella scienza c'è una polifonia, cioè la possibilità di tante voci, l'abbiamo chiamata multiprospettiva, cioè anche rispettando lo stesso nocciolo oggettivo di conoscenza, i vincoli postulati di una teoria come la relatività ristretta, c'è lo stesso spazio per interpretare questa conoscenza e da diverse prospettive. In realtà la fisica è bella come tutti gli ambiti del sapere, perché è molto ricca, è molto complessa, perché c'è sì la dimensione formale, matematica, però c'è anche la dimensione sperimentale, che a scuola non è mai abbastanza valorizzata, c'è la dimensione tecnologica, ma c'è anche la dimensione emotiva. Ci sono tante dimensioni che possono, se presentate in classe, creare un ambiente sufficientemente ricco da far risuonare corde anche diverse negli studenti. Quindi invece di avere un modello standard di uno studente, c'è spazio a allargare e arricchire di possibilità in modo che possa essere sempre più inclusiva, nel senso di sempre più accogliente per le diversità e i diversi interessi culturali. La scienza mantiene una sua caratterizzazione per il fatto che c'è comunque una dimensione cumulativa del sapere scientifico, e quindi anche questo è valorizzare in classe, far vedere quali sono state le forme di organizzazione, di argomentazione che la scienza ha elaborato. Per che cosa? Per controllare la sua conoscenza, per renderla sempre più robusta, per controllarla internamente, per metterla alla prova dei fatti, cioè qual è la procedura perché la conoscenza scientifica acquisisca quella sua robustezza che la caratterizza rispetto ad altri ambiti. La cosa che abbiamo visto e che è successa e che ci ha dato molto soddisfazione è stata quella di vedere che in effetti questi ambienti diventano degli ambienti, diremmo noi, psicologicamente sicuri anche per le ragazze, nel senso che gli studenti e le studentesse possono confrontarsi con il sapere e trovare il loro spazio, mettersi alla prova e porsi delle domande che sono delle domande di identità: che cosa mi piace, che cosa non mi piace, come mi relaziono con gli altri, come mi relaziono col sapere, come vedo io la relazione tra la conoscenza e il mondo. Sono delle domande intrinsecamente delle domande formative per l'identità, e questo è per noi è importante, perché molto spesso nella scuola la formazione dell'identità è delegata agli studi umanistici, invece anche la scienza con le sue durezze può avere questo ruolo. E invece le altre parole chiave sono appunto il futuro e la complessità, a partire da una lettura che mi aveva molto colpito di tanti anni fa ormai, che era l'epoca delle passioni tristi di Ben Assayag e Smith,
in cui si metteva in evidenza quello che poi è diventato molto evidente, cioè il fatto che questa generazione, questi giovani, in realtà non vedono il futuro, e quando lo vedono come una minaccia, non più come una promessa. Il futuro è peggio del presente. Questo è un dramma. Cosa vuol dire fare delle scelte senza avere un orizzonte di futuro? È molto problematico, è difficile, tant'è che appunto dicono i sociologi e le sociologhe, senza un orizzonte futuro in realtà il presente si sgretola in eventi che non hanno una loro connessione, eventi che non hanno una loro importanza, danno una forma di grande ansia, la ricerca dell'occasione, cercare di muoversi senza avere un senza avere una direzionalità. E quindi ci siamo chieste, ma insomma, di fronte a questa cosa così grande, è possibile che la fisica e l'educazione fisica non possa fare qualcosa? Ecco, in realtà nella scienza, soprattutto nel Novecento, insomma, sono stati elaborati tanti altri modelli che rivedono e problematizzano questa idea di previsione, per cui non c'è più l'idea solo di fare una previsione con certezza deterministica, ma entra la probabilità, la costruzione di modelli probabilistici che non determinano un futuro, ma una pluralità di futuri possibili, di scenari possibili. Ecco, riuscire a buttare l'immaginazione in avanti, pensare a quali possono essere gli scenari possibili. Tra questi ci sono quelli più tremendi e quelli desiderabili. Stiamo costruendo questo, anche abbiamo scoperto questo ambito, si chiama Future Studies, è un ambito di ricerca che mette a punto dei materiali e anche delle strategie, delle metodologie per educare al futuro, facendo dei lavori sia sulla fisica quantistica e anche delle tecnologie quantistiche, che questo è un altro ambito molto importante, ma anche ovviamente i temi del cambiamento climatico. Quindi tutte queste parole, inclusione, futuro, complessità, ci hanno orientato proprio perché per dare l'idea che la fisica non sia qualcosa di il luogo del pensiero unico, ma in realtà è una conoscenza ricca con tante sfumature, c'è spazio per mettersi alla prova e quindi c'è anche spazio per uscire, seguo quello che diceva Paola, dalla retorica della performance e pensare che anche a scuola la fisica possa essere un contesto per giocare con le proprie idee, per mettersi in gioco, scontrarsi con la durezza della conoscenza, ma anche meravigliarsi e anche avere un po' di gioia, direbbero Dari, no? Trovare un po' di serenità giocando con la conoscenza e il sapere. Grazie molto Olivia, molto interessante questa trattazione. Ora chiedo a Cristina Mangia sul tema dell'inquinamento atmosferico, la crisi climatica, sono le sfide che abbiamo di fronte. Quale ruolo ha una ricercatrice esperta di scienze dell'atmosfera e del clima nei confronti delle giovani generazioni e in particolare delle ragazze nelle scuole primarie e secondarie? Grazie Mariangela, bella domanda. Forse potrei riprendere quale ruolo abbiamo, potrei riprendere le parole di Olivia che diceva creare nuovi spazi per nuove visioni. Io comincerei proprio con una frase di un uomo, di Einstein. Einstein diceva non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha generato. Io sono estremamente convinta che le sfide che abbiamo davanti, per affrontare queste sfide è necessario un salto di mentalità, sono necessarie nuove visioni che non sono solo scientifiche. La crisi ambientale non è soltanto una crisi scientifica o tecnologica, ma è una sfida sociale, una sfida politica e una sfida economica, e richiede quindi da una parte delle competenze specifiche nei vari settori disciplinari, ma poi richiede una visione d'insieme, nella quale è inclusa anche il riconoscimento della parzialità di ciascuna disciplina di fronte al problema che si sta affrontando. Richiede di riconoscere come tutto è relazione. Secondo me il nostro ruolo è un ruolo molto importante, abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, nei confronti degli studenti, delle studentesse. È una responsabilità che investe diversi piani. Il primo, come scienziati tutti, abbiamo il compito di agire, di uscire dai nostri laboratori e far comprendere l'urgenza di un cambio di passo nei confronti della crisi climatica che riguarda noi, ma riguarda principalmente le nuove generazioni. E di farlo questo, come sottolinea la diplomatica costaricana Cristiana Figueres, dobbiamo farlo con ostinato ottimismo, nel senso che, anche come ci ricorda l'ultimo rapporto IPCC, i margini per agire ci sono. Forse però la responsabilità più grossa, anche da un punto di vista educativo,
è quella di provare a smontare il mito della neutralità della scienza, di questa oggettività della scienza, e di far comprendere quanto sono importanti le comunità scientifiche per la scienza e quanto sia importante allargarle a nuovi punti di vista. Pensiamo all'esempio più classico, che è quello della medicina. Quando le donne sono entrate in massa nella medicina, sono stati smontati tutta una serie di teorie scientifiche sulla inferiorità delle donne, è stato smontato il mito di un corpo maschile che poteva essere il modello anche per quello femminile, a parte gli organi riproduttivi. Quindi, ritornando, qual è il ruolo? Abbiamo la responsabilità di far comprendere come avere più donne nel mondo della ricerca scientifica, anche là dove si decide, perché forse anche è più importante, non è soltanto una questione di etica e politica, anch'essa importantissima, ma investe proprio il piano della conoscenza. Noi che facciamo ricerca sappiamo molto bene che di fronte ad una sfida o a un problema non tutti si fanno le stesse domande, non tutti si pongono dallo stesso punto di vista. E che noi, quello che noi siamo, quello che noi pensiamo, i nostri pregiudizi, le nostre ambizioni, nel bene e nel male, non sono dei cappotti, come diceva la storica, l'autrice del libro Perché fidarsi della scienza, non sono dei cappotti che noi possiamo lasciare fuori dal nostro laboratorio di ricerca. Allora, ed è qui che si innesca, secondo me, la necessità di provare ad autorizzare quanto è più possibile ragazze ad entrare nel mondo della scienza con tutte loro stesse, direi, no? Con le loro interessi, portare nelle aule i loro interessi, le loro passioni, le loro visioni, quelle che le ragazze in qualche modo stanno portando nel movimento ambientalista mondiale, in tutto il mondo. Oggi il movimento ambientalista è pieno di volti di donne, da Greta Thunberg a Vanessa Nakate, tante altre. Quindi dobbiamo cominciare a raccontare anche noi che facciamo ricerca scientifica, raccontare loro non solo storie di eccellenze, quell'eccellenza che può diventare una trappola, come ci hanno denunciato le ragazze della Normale di Pisa, ma dobbiamo raccontare anche storie di scienziate che dal loro punto di vista, ma anche spesso dal loro margine, sono riuscite ad affermare la loro visione, il loro essere completamente nel mondo della ricerca. Io stessa, io parto da me, io mi muovo in un mondo, quello della ricerca scientifica, che già a monte, cioè era un mondo che non concepiva le donne, no? Quando sono state escluse in maniera sistematica le donne alla ricerca scientifica, fin dalla fondazione, quello che veniva escluso principalmente era il loro stile cognitivo, giudicato troppo ancorato a terra. Allora, muoversi nel mondo della ricerca scientifica, in un mondo che non ti ha incluso, è abbastanza difficile. E io stessa, nella ricerca del mio percorso personale, nella mia ricerca di identità di scienziata che si muove nei conflitti ambiente, salute, lavoro, scienza, politica, scienza, società, anche io stessa ho avuto bisogno di cercare storie di scienziate sulle cui spalle poter salire per individuare una strada che deve essere a forma di sé, dico io. Quindi è un ruolo, quello che abbiamo, secondo me, molto importante, una responsabilità grande, ed è importante che ciascuna di noi, dentro, fuori, la scienza, anche negli ambiti che confinano alla scienza, abbiamo nei confronti delle nuove generazioni. Bene, grazie Cristina. Vorrei adesso chiedere a Margherita Venturi una cosa, perché il mio ricordo di lei, a partire dalla fine degli anni 70 fino a oggi, la vede con una beuta in mano, davanti a un'apparecchiatura sofisticata o a scrivere non so quante pubblicazioni scientifiche sempre di grande rilievo. E allora mi chiedo cosa ti ha spinto, con un curriculum di chimica come il tuo, a interessarsi alla didattica. Grazie Mila, una bella domanda, abbastanza complessa, però mi dà anche l'opportunità di sottolineare quanto sbagliata sia l'idea radicata, badate bene, in ambito accademico, che la didattica sia un impegno di secondo piano, che sia meno importante della ricerca scientifica. Ma andiamo per ordine. Ecco, appena laureata, la ricerca in chimica delle radiazioni
mi ha assorbito totalmente. L'odore inconfondibile del laboratorio nel quale entravo ogni mattina e dal quale uscivo praticamente solo a sera, la sfida quotidiana con gli strumenti e le apparecchiature anche molto sofisticate hanno praticamente scandito tutte le mie giornate, fino quasi direi alla pensione. E il mio entusiasmo era tale, soprattutto all'inizio, che volevo raccontare a tutti quello che stavo facendo, i miei successi, ma anche i miei insuccessi, i fallimenti. E cosa non facile, perché la chimica delle radiazioni, parliamo degli anni 1970-1980, era una disciplina appena nata in Italia, che pochi conoscevano e fra l'altro anche abbastanza complessa. Ecco, è stato proprio il desiderio di condividere le mie ricerche che mi ha fatto incontrare la didattica, che è la scienza della comunicazione, oltre che della relazione educativa. E quindi devo dire che la didattica in questa accezione è estremamente importante anche per chi fa ricerca, perché insegna a illustrare, a presentare i propri risultati in maniera chiara, in maniera logica, in maniera conseguenziale ai ricercatori che lavorano nel tuo settore, ma non solo, ai ricercatori che lavorano in settori diversi. Quindi qui hai bisogno di comunicare in maniera chiara, in maniera semplice, ma poi dal mio punto di vista è anche estremamente importante comunicare con il pubblico generico, perché questo pubblico ha il dovere di sapere e capire che cosa si fa con il denaro pubblico dedicato alla ricerca. Ecco, parlando sempre di pubblico generico, devo dire che l'immagine della chimica migliorerebbe moltissimo se i chimici decidessero di presentare, di comunicare bene e chiaramente il loro lavoro, le mille implicazioni positive che la chimica ha nella vita di tutti i giorni. Qui basta pensare all'ambito farmaceutico, all'ambito alimentare, all'ambito cosmetico. E invece ancora oggi devo dire, lo sanno tutti, insomma, che la chimica è considerata dal cittadino come qualcosa da cui stare alla larga, qualcosa che inquina, che sporca. Chimico è considerato sinonimo di artificiale, a cui si dà un significato negativo di contrapposto naturale. E invece devo dire che non c'è nulla di più naturale della chimica. Il mondo è chimica, l'uomo è chimica, la vita è chimica. La situazione non migliora se noi passiamo dalla società alla scuola. E lo sanno tutti che la chimica è la disciplina meno amata dagli studenti della scuola superiore, che la considerano una materia astrusa, una materia difficile, per niente collegata alla vita quotidiana. La colpa non è degli studenti, la colpa è di chi insegna. Come coinvolgerli, come interessarli? Ecco, ancora una volta, la didattica, intesa come relazione educativa, è fondamentale. Perché sapere la chimica non significa automaticamente saperla insegnare, cosa che fa fatica a entrare nella mente in ambito accademico. Non è assolutamente vero che un bravo ricercatore è anche un buon docente. Sono ambiti diversi che richiedono competenze diverse. Io ho insegnato, sono stata titolare di molti insegnamenti in diversi corsi di studi universitari e devo dire che mi sono accorta praticamente subito che conoscere i risultati di chi fa ricerca in didattica della chimica e le metodologie didattiche sviluppate nell'ambito di queste ricerche è indispensabile per un docente, migliora le sue prestazioni proprio come docente. Dico però subito che le metodologie didattiche comunque non bastano. Non ci si deve limitare ad insegnare, anche se in maniera didatticamente ineccepibile, i fondamenti della disciplina. Occorre discutere con gli studenti delle implicazioni sociali, delle implicazioni etiche che la chimica ha. Occorre insegnare una chimica viva, che ci tocca da vicino, che è coinvolta nell'affrontare i grandi problemi della nostra società e che quindi è strettamente
strettamente connessa con le altre discipline. L'interdisciplinarietà e la contaminazione fra le discipline sono armi vincenti dal punto di vista didattico e fra l'altro sono anche gli aspetti distintivi della laurea magistrale in didattica e comunicazione delle scienze naturali, laurea in cui insegno e che è appena nata da un anno nell'ambito dell'Ateneo bolognese. L'obiettivo di ogni docente non deve essere quello di trasmettere nozioni, deve essere quello di far nascere nei suoi studenti l'interesse e la curiosità. Deve essere quello di accendere il desiderio di conoscere, perché solo così lo studio non è più sentito come un dovere, ma come il piacere di imparare. Bene, molto interessante, Margherita, veramente anche appassionante, perché capiamo com'è importante comunicare. Per questo adesso è molto importante che Patrizia Colella ci racconti quale può essere il ruolo di una dirigente scolastica nel favorire la partecipazione delle ragazze alle scienze STEM. E che per i non esperti è un acronimo inglese che vuol dire scienze dure, scienze della tecnologia, ingegneria, della matematica, ma aggiungerei anche la conoscenza dell'ambito climatico in senso lato. Ecco, l'esperienza penso che potrai comunicare sarà di grande interesse. Grazie. Una dirigente o un dirigente che sia è tenuto ad occuparsi di questo problema. Perché da un lato la questione della segregazione orizzontale, cioè della scarsa partecipazione delle ragazze ai corsi STEM, è inserita negli obiettivi per l'istruzione, la formazione e l'educazione definiti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione. E dall'altro, tra i compiti specifici di una dirigente o dirigente che sia, c'è quello di indirizzo sulle attività della scuola. Il dirigente scolastico risponde dei risultati di progetto della scuola e al dirigente scolastico attiene anche la responsabilità dei processi organizzativi. La progettazione delle singole scuole autonome si svolge però nell'alveo di indirizzi generali nazionali e tra questi sono presenti indicazioni precise, dettati normativi relativi a questo tema, sia di carattere ampio generale, la legge 107, per esempio quella conosciuta come buona scuola, ha proprio un comma, il comma 16, che dice: il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nella scuola l'educazione alla parità, eccetera. E poi abbiamo anche l'agenda 2030, il goal 4 richiamato in apertura e anche il goal 5, raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne. I temi dell'agenda 2030 sono entrati ufficialmente a pieno titolo nella scuola come parte integrante del curriculum di questa nuova disciplina dell'educazione civica introdotta nel 2020. E poi c'è l'obiettivo circostanziato specifico. L'istituzione dell'11 febbraio come giornata dedicata alla promozione delle ragazze nelle STEM ha portato a una campagna di promozione del MIUR battente che ha permesso la diffusione in tutte le scuole della consapevolezza di un problema, ovvero l'assenza delle donne da un settore strategico. Quindi le scuole hanno il dovere di integrare nel proprio progetto di scuola gli obiettivi strategici nazionali fissati per l'educazione, la formazione e l'istruzione e il garante, la garante di questo dovere è la dirigente scolastica, che ha il compito istituzionale di indirizzo politico sugli organismi collegiali che nella scuola progettano, programmano. Ovviamente questo ruolo politico di indirizzo del dirigente scolastico ovviamente poi è calato nelle singole realtà, deve essere aderente allo specifico contesto in cui si opera, tenendo dentro le differenze tra ordini, no, e gradi di istruzione, le specificità magari di una singola scuola per il territorio in cui opera, anche le opportunità culturali territoriali che si possono avere, la presenza o meno di un'università. Quindi il ruolo che vi ho descritto è quello di un leader pedagogico capace di indirizzare la definizione degli obiettivi, che devono essere concreti, misurabili, realistici, supportando anche nell'individuazione delle strategie per perseguirli. Ovviamente nella scuola primaria e secondaria di primo grado, no? Nella ex scuola media, l'obiettivo di promozione delle ragazze nelle STEM non può prescindere da percorsi integrati che maturino in entrambi, nei bambini e nelle bambine, la consapevolezza dell'esistenza di stereotipi culturali anche di tipo cognitivo. Le bambine sono più portate o i bambini sono più portati perché sopravvivono anche come stereotipi
stereotipi impliciti, come non possono prescindere anche da percorsi compensativi laddove questi stereotipi avessero già prodotto effetti. Nessuna scuola può ignorare il problema, ormai notissimo, sul quale abbiamo infinità di dati, della segregazione orizzontale. E dovrà inserire nel proprio progetto orientativo delle attività specifiche. Le possibilità pedagogiche e didattiche sono già tante, come già detto anche in questa trasmissione. Parliamo di esperienze e incontri significativi che possono permettere alle ragazze, ma anche ai ragazzi, di ripensarsi fuori dalle strade già tracciate per loro, che permettono alle ragazze di potenziare la propria autoefficacia nelle discipline STEM. Il fine è quello di consentire a queste ragazze e ragazzi di potersi immaginare in un percorso di studio carriera in cui poter dispiegare anche un talento scientifico, forse anche diverso da quello disegnato nella scuola, altre competenze inaspettate, anche diverse appunto da quelle attivate all'interno delle discipline scientifiche con cui entrano in contatto nel percorso scolastico. Ancora una volta il ruolo del DS, del dirigente scolastico, è strategico e si esplica nella capacità di attivare rapporti e occasioni che consentano di poggiare lo sguardo sulle frontiere della scienza e della tecnologia, indirizzando per esempio anche verso l'innovazione metodologica. Ci sono metodologie didattiche innovative come il debate, che per esempio permette quello sguardo da più punti di vista, quelle diverse prospettive di cui parlava Olivia Levrini, o gli hackathon, che promuovono l'approccio transdisciplinare. Ovvio che la DSDS potrebbe anche attivare delle azioni per una ricerca di informazioni poi specifiche, per indagare sul proprio contesto, attraverso un monitoraggio sui percorsi a distanza, no? Sugli studenti in uscita dalla scuola, al fine di comprendere per esempio anche l'ampiezza del proprio problema di segregazione, come si distribuiscono per esempio in uscita dalla scuola secondaria di primo grado i ragazzi e le ragazze nei licei piuttosto che nell'istruzione tecnica, oppure come si distribuiscono nei percorsi universitari una volta usciti dalla scuola secondaria di secondo grado. Vi faccio un esempio. La mia scuola, per esempio, io dirigo un tecnico economico. C'è un problema nei tecnici economici in tutta Italia. Questa tipologia di scuola, fino agli anni 90, ha registrato sempre una presenza percentuale di ragazze molto alta, anche superiore al 50%. In questi ultimi 10 anni, però, la percentuale di ragazze è scesa al 30%. È cambiato l'impianto della scuola, che ha l'informatica in tutti gli indirizzi e poi alcuni indirizzi sono proprio fortemente incentrati sulla programmazione, che riguarda i servizi per il commercio, per l'e-commerce. Questo elemento che allontana le ragazze è leggibile in un altro dato intermedio. In queste scuole al terzo anno gli studenti scelgono, si ridistribuiscono, scelgono l'indirizzo. Ebbene, la scelta e la presenza delle ragazze non è superiore al 10% nei percorsi dell'indirizzo informatico. Di questo si deve occupare quindi, per esempio, la mia scuola, o una scuola tecnica economica, di come siamo riusciti a rendere respingente a livello simbolico per le ragazze il mondo della programmazione. Io ho un progetto nel mio piano di miglioramento che è proprio Programmatrici Cercasi, per programmare un nuovo mondo. Nel 2013 nelle scuole è stato introdotto anche un sistema di qualità e un modello sistemico che punta l'attenzione anche ai contesti, all'organizzazione della scuola. La DS o DS ha quindi anche il compito di promuovere la crescita della cultura organizzativa della comunità che dirige. Sviluppare consapevolezza organizzativa, attenta alle differenze di genere, significa maturare un'attenzione costante per le possibili differenze di impatto delle scelte che si compiono. Nella scuola che io dirigo, io sono la dirigente scolastica. Nelle mie comunicazioni interne e esterne ci sono le ragazze ed i ragazzi, le docenti e i docenti. Nella comunicazione istituzionale c'è attenzione alle immagini. Nella selezione degli studenti per attività a numero chiuso, se necessario, si riserva una quota sulla base della percentuale di genere femminile nella scuola. Negli eventi pubblici, nelle attività di eccellenza ed in tutte le iniziative a forte valenza simbolica, gli esperti non potranno mai essere solo uomini. Grazie. Grazie Patrizia. Adesso una domanda per Carmela Palazzolo. In quanto esperta della comunicazione, delle tecniche di linguaggio televisivo, quale ruolo può portare questo tipo di esperienza e di lavoro nell'innovazione e favorire quindi la comunicazione scientifica e didattica? Grazie. Come dicevo, è doverosa una piccola presentazione di Lepida TV, che non tutti sono tenuti assolutamente a conoscere. Lepida TV
figuro un servizio di comunicazione per gli enti pubblici dell'Emilia-Romagna che da sempre ha avuto un focus specifico sull'innovazione digitale. Trasmettiamo la nostra programmazione su digitale terrestre al canale 118 in Emilia-Romagna e in simulcast web sul nostro canale YouTube e anche sul nostro sito. Quello di cui volevo parlarvi è l'esperienza dell'anno scorso e per dare sinteticamente l'idea di quanto abbiamo fatto, ho preparato l'estratto di un video che abbiamo realizzato per candidarci allo smartphone d'oro dedicato alle migliori esperienze di comunicazione pubblica che poi abbiamo vinto e chiedo alla regia di mandarlo in onda. Con l'emergenza pandemica l'EPEDA TV si è rivelato un canale alternativo in grado di veicolare una programmazione speciale rivolta a tutte le fasce di età. Nel periodo del lockdown infatti abbiamo lavorato in stretta collaborazione con Regione Emilia Romagna, con gli enti pubblici, con le associazioni, con le scuole, per portare nelle case dei cittadini contenuti destinati a svariati target, in particolare di carattere formativo, informativo, divulgativo, ma anche educativo e di intrattenimento. Considerando che i ragazzi al mattino stavano seguendo le lezioni in DAD, certamente non avrebbero potuto fruire determinati contenuti, abbiamo destinato tutta la programmazione della fascia mattutina ad un pubblico adulto e senior. Così nelle prime ore del mattino, per sostenere la formazione a distanza dei detenuti in collaborazione e su indicazione del Centro per l'Istruzione degli Adulti di Bologna, abbiamo mandato in onda il format Non è mai troppo tardi, attraverso il quale i docenti che prima si recavano fisicamente in carcere hanno potuto dare continuità all'insegnamento dedicando ogni mattina ad una lezione specifica di italiano, di matematica, di scienze. Nel corso della programmazione del mattino abbiamo poi inserito anche dei format dell'Agenzia Digitale della Regione Emilia-Romagna focalizzati sull'utilizzo delle nuove tecnologie, così come contenuti relativi al progetto Pane Internet per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini adulti e senior. In questo caso per consentire in particolare loro l'accesso ai servizi digitali. Ricordiamo che l'impossibilità di spostarsi presso gli sportelli ha portato la maggior parte dei cittadini a dover evadere qualsiasi pratica nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche degli enti sanitari, attraverso l'uso del digitale. Pensiamo alla necessità di dover richiedere le credenziali SPID per poter accedere a un servizio digitale o di dover ricevere, o di poter più che altro ricevere una prescrizione medica per poter poi ritirare in farmacia un farmaco.
Per quanto riguarda invece i contenuti rivolti alla fascia di età 12-18 anni, ancora considerando l'impegno scolastico del mattino, abbiamo deciso di assegnare la fascia pomeridiana. Rispetto al linguaggio utilizzato, è rilevante sottolineare proprio come siano gli stessi giovani ad essere gli ideatori, i realizzatori, ma anche i conduttori di una programmazione rivolta proprio ai giovani. Ritroviamo format come intervallo 182 o come fase UE. Si tratta di format realizzati da Radio Immaginaria in collaborazione anche con il Parlamento Europeo in Italia, all'interno dei quali vengono divulgati contenuti specifici, per esempio relativi a temi come il clima o il lavoro, o all'Unione Europea, cos'è, cosa sta facendo, cosa prevede per il post emergenza pandemica. Parliamo di un linguaggio nuovo, vivace, dinamico, che riesce ad approfondire temi di grande interesse, ma anche di grande spessore. Ed è interessante osservare anche il fenomeno inverso, ad esempio il fatto che tanti dei video trasmessi siano stati proposti proprio da quelli che dovevano essere i nostri destinatari, confermandone così il coinvolgimento. Di cosa sto parlando? Parlo di quegli studenti che, avendo visto la nostra programmazione sull'Epita TV, si sono interessati, hanno realizzato dei video e poi ce li hanno proposti per la messa in onda. Quindi contenuti legati al mondo dell'innovazione, contenuti legati alla tecnologia, contenuti formativi, ma anche tante proposte culturali che sono andate in onda nella fascia serale. Per dare un'idea, in 150 giorni abbiamo trasmesso più di 1200 nuovi video e abbiamo realizzato quasi 150 dirette, e in quei 150 giorni abbiamo raggiunto oltre 700.000 visualizzazioni, senza contare le visualizzazioni tramite i canali social che sforano il milione. Sono numeri che dimostrano come l'Epida TV abbia saputo fare delle scelte corrette in termini di palinsesto, di contenuti, ma anche di linguaggio adottato, oltre ad avere avuto un ruolo di pubblica utilità, cercando di dare un segno di vicinanza al pubblico nel momento dell'isolamento da casa, favorendone così anche l'interazione. Grazie di tutti questi interventi molto interessanti che si inseriscono in questo diciamo plurievento che inizia ora e poi si concluderà a novembre e ci vedrà partecipi di questo ampio dibattito su tutto quello che è l'argomento delle scienze STEM e della sua comunicazione. Ora ci piace che le oratrici possano raccontare come e in quale ambito il loro essere donne ha influito in generale sulla carriera e sul modo di porsi nel riguardo dell'insegnamento e del lavoro. È difficile, no? Se guardo adesso, al ruolo che svolgo adesso, pensare che la scuola è fortemente femminilizzata, per cui diciamo anche la dirigenza lo è fortemente. Quello che vedo come dato, no, che può interessare e che può essere trasversale anche ad altri aspetti, è che a fine estate viene chiesto ai dirigenti scolastici in Italia di farsi carico di alcune scuole che per alcuni motivi sono senza dirigente, si chiamano reggenze. Seppur minoritari, i dirigenti scolastici sono maggiormente loro che si propongono per questo ruolo, cioè queste reggenze vengono date più agli uomini, non perché vengono privilegiati, no, ma perché diciamo prevalentemente sono solo loro che fanno domanda per questo. Questo diciamo in qualche modo è sempre riconducibile ad alcuni aspetti dell'approccio al lavoro delle donne, no? Anche è sempre a questo, anche a volte della ricerca di perfezione per il quale magari non c'è spazio per altro, o diciamo ancora una volta pensare di non trovare il tempo, non essere all'altezza per svolgere un ruolo più ampio di quello che si svolge. E, diciamo, detto questo, veramente per fortuna nelle dinamiche del mondo scolastico questa problematica non c'è, poi non significa che non si debba fare formazione sulle questioni di genere, perché invece la consapevolezza che nell'educazione c'è ancora un problema, questa non è ancora radicata. Io non ho mai
sentito il peso, fra virgolette, di essere donna. Ho cercato sempre di impormi come donna e non ho mai avuto ostacoli in questo senso. Sono stata fortunata perché ho potuto studiare quello che mi piaceva e mi sono laureata con piena soddisfazione, non mi sono mai sentita discriminata, anche se devo dire, quando io mi sono iscritta a chimica il numero delle donne era minore rispetto a quello degli uomini, adesso siamo quasi a un 50%, devo dire. E quando ho cominciato a fare ricerca sono entrata a lavorare in chimica delle radiazioni in un gruppo di ricerca fatto di ricercatori giovanissimi, in prevalenza uomini, ma non mi sono mai sentita discriminata, mi sono sempre trovata benissimo. Poi, per ragioni varie della vita, sono passata a lavorare in un altro gruppo di ricerca, quello coordinato dal professor Balzani, e anche lì, devo dire, è stata una specie di Eden, perché il professor Balzani ha saputo coordinare il gruppo in maniera veramente incredibile, che ha saputo armonizzare le varie competenze. Perché è questo, secondo me, che è fondamentale. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi migliori, le donne e gli uomini devono collaborare in piena armonia, ciascuno con le sue competenze, ciascuno con la sua sensibilità. E io devo dire che le donne, esperienza anche personale, sono in grado di mediare situazioni conflittuali molto meglio degli uomini, hanno forse una visione più ampia di vedere i problemi, quindi sono più portate verso la inter e transdisciplinarietà. Donna e donna del sud, io ce l'aggiungo questo perché, no, diciamo, no. Perché quando poi mi sono spostata al nord, diciamo, ho sentito anche questo, diciamo, il peso di essermi laureata in una università del sud. E io penso che la difficoltà più grande che io posso dire di aver incontrato come donna è quello proprio di vedere riconosciute delle capacità femminili, che io giudico anche femminili. Questa, ad esempio, citava Margherita, questo approccio molto spesso inter e transdisciplinare, oppure questa capacità di mediazione. E poi alla fine queste competenze che sono riconosciute alle donne poi di fatto non vengono valorizzate all'interno, diciamo, dei curricula disciplinare, all'interno delle carriere. Questo, diciamo, penso che sia un ostacolo abbastanza forte, anche per esempio questa predisposizione delle donne, che io trovo alla divulgazione o all'investire nella comunicazione della scienza, poi di fatto a livello di valorizzazione della carriera non c'è, quindi c'è questa difficoltà a far emergere come qualità positive anche per il mondo della scienza alcune caratteristiche che per natura, per cultura, non so, sono molto più tipiche delle donne. Detto questo, piccoli casi, diciamo, di discriminazione, di pacche sulle spalle quando interagisci ad esempio dal mondo scientifico con i politici, allora ti rendi conto di essere l'unica donna e allora entrano in gioco dei complimenti che non sono necessari e che cercano di spostare l'attenzione dai contenuti ad altri aspetti. Credo che essere donna abbia influenzato anche di più di quello di cui sono consapevole. Ci sono alcune cose di cui sono molto certa, del fatto che in realtà la scelta di fisica derivasse anche dal fatto di essere ragazza, di essere donna, perché volevo fare qualcosa di molto difficile, qualcosa per maschi, perché volevo sfidarmi e volevo sfidarli in un terreno che era il terreno più loro. Quindi questa ce l'ho molto forte, questa sensazione. Così come credo che derivi molto forte dal mio essere donna anche l'approccio che descrivevo prima, no? Il dare spazio dentro le classi, dare spazio dentro l'educazione scientifica a tante
prospettive, perché io ho sentito molto forte dentro il corso di studi questo senso di un percorso stretto, che mi stava molto stretto, che mi conduceva dentro delle vie o con degli approcci che non che imparavo, avevo le strategie per riuscire a starci dentro, però non ci stavo dentro bene, soprattutto non sentivo che venissero valorizzate le cose che a me interessavano, le cose che io potevo mettere in gioco. Credo che fosse abbastanza femminile lo struggimento sistematico di fronte a questo senso di chiusura, fosse molto femminile il fatto che ho perso tantissimo tempo e tantissima energia a decidere se era un elemento di disturbo e quindi se dovevo nasconderlo, oppure se questa percezione di una diversità che percepivo poteva essere un elemento di valorizzazione, un elemento di ricchezza, no? Se devo dire che è stato molto faticoso, lo sto tuttora vivendo, il fatto di cercare di capire quando la diversità porta ricchezza, quando la diversità porta un contributo. In questo è stato molto importante l'incontro con alcune donne fondamentali nel mio percorso di studio, alcune insegnanti, alcune persone che mi davano un feedback, e mi facevano da specchio rispetto, mi ricordo i loro sguardi su di me che mi confermavano rispetto ad alcuni elementi di diversità che mi piacevano, ma anche alcuni uomini, un paio di uomini che in realtà sono stati molto importanti per togliermi da questa ambivalenza della sensazione. Allora, se ripenso al mio percorso in Lepida e parliamo di oltre 10 anni, sicuramente devo ringraziare il direttore generale che ha saputo apprezzare e valorizzare le mie capacità e le mie competenze. Onestamente non credo che vi sia un modo di porsi prettamente attribuibile a un uomo o una donna. Tendenzialmente le generalizzazioni non mi piacciono tantissimo. Io ho delle caratteristiche individuali che mi hanno consentito una crescita professionale a prescindere dal mio genere di appartenenza, ed è questa la direzione che sarebbe auspicabile seguire, ragionando quindi sulle competenze, sulle caratteristiche dell'individuo e sulle capacità, soprattutto quando ci si ritrova a dover misurare i risultati raggiunti da un dipendente. Se poi ripenso invece alle esperienze pregresse come donna, purtroppo bisogna anche aggiungere come donna del Sud, sicuramente ho dei ricordi nei quali il genere ha fatto la differenza nell'approccio, soprattutto da parte dei datori di lavoro o in contesti di confronto con più soggetti. Speriamo che, come pare, la tendenza in futuro sia in qualche modo quella di trovare dei meccanismi che facciano in modo di poter valorizzare più di quanto lo è oggi, soprattutto in termini di parità a livello remunerativo, il genere maschile con quello femminile. Una ricerca che dimostra senza ombra di dubbio, insieme a moltissime altre che sono state pubblicate negli ultimi anni, che le donne, così come altre minoranze, sono in ambito scientifico e tecnologico certamente discriminate. Lo sono anche le donne che come me lavorano nelle scienze sociali, anzi su questo direi che abbiamo dei dati ancora più imbarazzanti. Io penso naturalmente di sì, di avere avuto e di avere, forse ora più che in passato, delle difficoltà, perché come donna, ma come donna femminista, come donna che porta dati che sono imbarazzanti per i colleghi a capo di gruppi, dipartimenti, rettorati, eccetera, sono dati che mettono in crisi tutta la retorica dentro la quale navighiamo nelle istituzioni accademiche. Abbiamo visto come è finita, per esempio, l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Bologna. C'erano due donne molto diverse per formazione, esperienza, approccio, comunicazione, due donne che potevano rispondere alle esigenze di parti diverse, di posizioni diverse, di approcci diversi alla gestione della macchina universitaria, due donne che hanno perso regolarmente. Questo è qui a Bologna e qui in moltissimi altri luoghi. Quindi penso che questo sia un grosso problema in generale per le donne. Grazie Paola. A conclusione di questo discorso su questo tema, devo dire che sarà necessario ancora un approfondimento su questo tema, ma è un momento dove c'è molta attenzione, per cui tante cose si potranno costruire, e anche il nostro percorso che inizia ora
e avremo ancora mesi davanti per poter dibattere questo che ci unisce, insomma, che ci vede insieme in questo racconto. Credo che sarà molto utile raccontare, forse poi anche scrivere. A te, Mila. Io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, che hanno detto la loro opinione sui vari temi. Ringrazio anche in particolare chi avrà seguito questo dibattito abbastanza approfondito, a volte complicato. Per me ci sono stati moltissimi stimoli di riflessione sui quali io stessa rifletterò nei prossimi giorni, perché sono state dette anche cose che mi hanno aperto delle finestre mentali. Chiuderei questa trasmissione con un saluto generale, così siamo tutte insieme a salutare, a salutarci e a salutare.